Come ben sapete, Martinelli è un giocatore che io ho avuto per 2 anni a Brescia e quindi, parte, ripeto, come ho detto già in precedenza, il giocatore, qui l'aspetto umano assolutamente prende il sopravvento, perché è un giocatore comunque di 27 anni che deve smettere di giocare, è una roba molto triste. E poi appunto si tratta di Alessandro, che è un ragazzo veramente straordinario, non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Il classico ragazzo gentile, allo stesso tempo generoso, un ragazzo che veramente la sua assenza si farà sentire, credo. E, non so se ci sono margini, non lo so, non ho parlato con i medici. Ad oggi la notizia è che lui non può rientrare. C'è un grandissimo dispiacere, siamo affranti perché la verità è questa, dobbiamo andare avanti e non so quello che la società farà per lui o comunque se vuole o gli darà l'opportunità comunque di lavorare nel Palermo e queste sono cose che spettano naturalmente la società. Visto il ragazzo, dico che è un ragazzo che merita tanto. Santana sta bene, naturalmente lo stiamo gestendo come va gestito, tra virgolette, anche se la parola gestire nei confronti di uomini e di esseri umani a me non piace molto, però lo stiamo tra virgolette attenzionando un po' di più rispetto agli altri per l'infortunio, per l'età che ha. È un giocatore che in questo momento sta bene. Lo stiamo facendo lavorare ogni tanto a parte, ma assolutamente oggi è uno di quelli che sta meglio, nel senso che è un giocatore, se dovesse iniziare adesso il campionato, disponibilissimo. Per quanto riguarda Luca e Silipo, sono due giovani che sto conoscendo adesso, sto imparando a conoscere e loro stanno imparando un po' quello che è il nostro modo di vedere il calcio, di fare calcio. Oggi non posso dire che sono due giocatori titolari perché secondo me i giocatori sono tutti titolari e tutti no, nel senso che la titolarità di un giocatore viene data da quello che dice il campo. Sono due giocatori che non hanno tanti campionati alle spalle, quindi in un campionato difficile come quello di Serie C si va gradualmente. Però sono due giocatori che hanno dei colpi, hanno delle potenzialità importanti e quindi secondo me il futuro è loro, dico, ecco. Poi se giocheranno poche o tante partite, questo oggi non lo so dire, sarei uno stupido se lo dicessi. Ho le idee abbastanza chiare e la società lo sa, quindi sia dal punto di vista dello sviluppo di quello che deve essere appunto la squadra dentro il campo, ma soprattutto anche di quelle che sono le caratteristiche che i giocatori che dobbiamo prendere devono avere. Ma da questo punto di vista, come ho detto già in precedenza, io mi fido ciecamente di quello che la società può fare perché conosco troppo bene Castagnini, conosco bene Sagramola e loro conoscono bene me e il nostro modo di intendere il calcio. Quindi abbiamo le idee chiare da questo punto di vista. Se troviamo un giocatore di 23 anni che ha fatto già 4 campionati, per me è già esperienza questa. Se ne troviamo uno di 30 anni, per me va bene lo stesso, ma indipendentemente, ripeto, da quella che è l'età anagrafica, devono avere esperienza sul campo, perché un giocatore di 24-25 anni che ha già 5-6 campionati alle spalle è un giocatore secondo me molto esperto. In Italia ormai ci siamo abituati, no? Ogni anno è sempre così. Tra l'altro io vengo ho una storia dietro un po' particolare, quello che è successo all'Entella 2 anni fa. Sapete tutti, abbiamo iniziato a giocare a novembre, quindi capirete che ci sono abituato, quindi il problema può essere per gli altri. Ma a parte gli scherzi, sì, ci può stare questo stop, però è un problema che avremo tutti, quindi. Ripeto, probabilmente ne gioveranno le squadre che magari ancora non sono partite per i ritiri o comunque sono in ritardo, però alla fine poi, ripeto, ci si mette tutti in linea. Una settimana, se dovesse essere una settimana, non credo sia un problema per nessuno. Giocare col mercato aperto è sempre stato un problema per noi, però, ripeto, anche lì, come si suol dire, ci siamo abituati, quindi. Diciamo che da tanti anni ormai funziona così e quindi sappiamo andare in campo anche in queste condizioni psicologiche, con queste condizioni psicologiche. Ma i nuovi si sono integrati bene, ma il problema è che il nuovo sono anch'io. Quindi
Quindi, nel senso che comunque dobbiamo ancora capire un bel po' di cose. Il gruppo è un gruppo sano, un gruppo che comunque predilige lo stare insieme, c'è veramente, come si dice, un buon feeling tra loro. Chi arriva riesce a integrarsi immediatamente, quindi questo è merito di chi è qui da più tempo. Dal punto di vista fisico, piuttosto che tecnico e tattico, siamo tutti lì comunque, nel senso che tutti i giocatori sono nella stessa condizione, sulla stessa linea. Quindi, se dovesse cominciare il campionato, saranno tutti pronti. Naturalmente, una settimana in più sarebbe ancora meglio, soprattutto per noi che comunque ancora dobbiamo fare mercato. E quindi consideriamo il fatto che ci saranno giocatori che da qui all'inizio del campionato arriveranno e avranno meno tempo per integrarsi. Quindi, ripeto, l'integrazione dal punto di vista umano è un'integrazione che avviene immediatamente, soprattutto in un gruppo sano come questo, però poi c'è quello che riguarda il punto di vista tecnico, punto di vista tattico e poi ambientale, che è sempre un po' più complicato, perché comunque cambi metodologia di lavoro, cambi sistema di gioco, cambi allenatore e diventa tutto un po' più complicato. Però anche lì dobbiamo essere bravi noi in campo a far capire tutto e subito, ecco. Il discorso delle motivazioni è un discorso molto particolare, molto difficile anche da affrontare, perché io non sono uno che motiva la squadra in maniera, tra virgolette, parliamo un po', ma voi mi capirete sicuramente, estrinseca, nel senso che non mi metto a dire lì forza, dai, andiamo, devi cercare di tirar fuori da ognuno di loro quelle motivazioni che sono già dentro di loro, quindi le classiche motivazioni intrinseche, quindi conoscere bene i giocatori, anche dal punto di vista personale, umano. E io, ripeto, lavoro molto su questo, lavoro moltissimo su questo. Credo che la motivazione per un calciatore sia la base più importante da dove partire. Secondo me, a livello di percentuale, do più del 50-60% alla motivazione. Perché un giocatore per giocare in Serie A, in Serie B, in Serie C, naturalmente deve essere dotato tecnicamente, deve avere delle potenzialità, deve avere un buon motore. Quando parliamo di motore, parliamo proprio di gamba. Ma se non hai le motivazioni, rimani un giocatore fine a te stesso. Quindi, le motivazioni sono la parte più importante, secondo me. Però, ognuno di noi, ognuno di loro, deve trovarle da dentro. Non puoi prendere da fuori, non puoi pensare che qualcuno venga lì e ti sproni e allora tu incominci. Devi avere il fuoco dentro e quel fuoco che magari ti ha accompagnato per tutta la vita devi cercare di tirarlo fuori. Quella rabbia agonistica, quella voglia di arrivare ad un obiettivo, ad uno scopo, ad un sogno. Ed è lì che dobbiamo battere noi. Non possiamo pensare di tirar fuori le motivazioni ai giocatori dicendo forza, dai, bravo. Ma spesso dobbiamo fare di necessità virtù, e questo è, nel senso che comunque qui il posto veramente è bello. Il fatto che il campo sia un po' più piccolo rispetto alla norma non ci crea tanti problemi. È probabile, anzi sicuramente i problemi ce li abbiamo perché non possiamo fare partite, ma anche lì diventa difficile, tra virgolette, che devo fare? Purtroppo in Sicilia non ci sono tante squadre di professionisti rispetto magari al centro Italia o al nord Italia, dove magari trovi tante squadre di professionisti con cui fare amichevoli che hanno e quindi stanno facendo il protocollo nostro. Però anche lì facciamo di necessità virtù, giochiamo tra di noi, altrimenti dovremmo fare trasferte di 7-8 ore, non ne vale la pena. Arrivare poi e lavorare sul sintetico, vediamo, il sintetico deve essere messo a posto sicuramente. Quindi oggi ci adattiamo e naturalmente ci sono cose che sistemeremo, dobbiamo sistemare, quindi il terreno di gioco dove ci alleneremo sarà fondamentale, quindi se non sarà perfetto dovremmo rivedere un po' i piani, ma mi dicono che comunque si sistemerà tutto, quindi credo in questo. Non ho la bacchetta magica, nessuno di noi ce l'ha. Io vi dico, per quelle che sono le mie esperienze, parti per un obiettivo e poi il campionato dice altro e quindi ti devi quasi quasi
adattare a quello che è il campionato. Faccio piccoli esempi: a Trapani partivamo ogni anno per salvarci e ci ritrovavamo lì tra i primi e provavamo a vincere, spesso ci siamo anche riusciti. E sono andato a Brescia con una squadra di giovanissimi, ci davano tutti per spacciati e siamo arrivati a un passo dai playoff, così come a Novara. E anche all'Entella siamo sicuramente partiti per fare benissimo, ma poi c'è stato il problema che non ci hanno fatto giocare, abbiamo dovuto fare 42 partite in 5 mesi e mezzo, quindi difficoltà enormi e abbiamo vinto, questo non si sa. Io l'unica cosa che posso dire, che è la verità, quello che penso, dopo aver parlato con la società e aver accettato questo incarico, è che il Palermo deve andare in campo per vincere. Questo non significa che il Palermo vincerà tutte le partite. Ma noi dobbiamo avere la mentalità di andare in campo per vincere. Quando capiamo in campo che non si può vincere perché ci sono avversari importanti, perché non è giornata, e noi dobbiamo cercare di non perdere. E il motto è: quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di fare gol e quando non ce l'abbiamo dobbiamo riconquistarla. Queste piccole cose sono quelle che ci devono contraddistinguere. Noi non possiamo pensare a lungo termine oggi, perché se io penso a lungo termine oggi disperdo molte energie. Io le energie le voglio per la prossima partita, tutte per la prossima partita. Per me la prossima partita è la più importante della mia vita e deve essere la più importante per la vita di tutti, della vita di tutti i giocatori. Se noi ragioniamo così ed ogni partita sarà la più importante della nostra vita e allora noi sicuramente possiamo fare grandi cose. Quando dico grandi cose non sto dicendo che vinceremo il campionato, sto dicendo che io voglio lottare fino alla fine con le squadre che magari saranno lì, con le 3-4 squadre che saranno lì. E basta, questo io posso dire, non posso dire altro, non posso parlare di biennale, di triennale, non posso parlare di questo. No, abbiamo lavorato molto bene dal punto di vista agonistico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, siamo stati bene. È naturale che l'unico problema è che non siamo completi, quindi questo purtroppo è la nota negativa, ma sappiamo pure che ci sono state delle problematiche non solo per il Palermo, ma per tante altre squadre. Diciamo che oggi le squadre di C, secondo me, non hanno nemmeno iniziato a far mercato e quindi il Palermo, ripeto, ha già una buona base che deve essere sicuramente limata, dobbiamo completarla. L'unica, se vogliamo, l'unica piccolissima nota negativa è questa qui. Spesso quando escono, i calendari si dice vabbè, ma tanto dai, prima o dopo le devi incontrare tutte, non c'è niente di più bugiardo, dico, nel senso che non è così. Il calendario purtroppo, devo dire, a volte è determinante, perché prendere una squadra all'inizio piuttosto che a metà campionato, piuttosto che alla fine, a volte, ma non si sa inizialmente, può essere, ripeto, come ho detto prima, determinante. Faccio un esempio: se prendi una squadra nelle ultime 4 giornate che non ha più nulla da dire al campionato, è probabile che incontri una squadra un po' più leggera di testa, meno concentrata. Se trovi una squadra che già ha vinto il campionato oppure retrocessa, è completamente diverso che incontrare una squadra che ha ancora tanti obiettivi. E quindi diventa anche lì, ma lì è solo una questione di fortuna però, è una questione di fortuna incontrare magari a volte squadre, soprattutto nel girone di ritorno, che magari nell'ultima partita hanno poco da dire, quindi non è, oppure incontrare squadre che magari in un certo periodo non stanno attraversando un periodo di forma importante o hanno qualche infortunato, qualche squalificato, questo comunque, ripeto, può determinare la classifica a volte. Quindi non è vero che le deve incontrare tutte, che è sempre uguale, no, le deve incontrare tutte, ma non è uguale. Il pubblico lo vorremmo sin dall'inizio, figuriamoci. Per me, credo, per noi è determinante avere i nostri tifosi. Sappiamo quello che ci possono dare, quindi è determinante. E quindi sono d'accordo, ecco. Il capitano sarà chi avrà la fascia? Vediamo, ma chiederemo. No, non lo so, vedremo. Stiamo un po' valutando alcune cose. E quindi deve essere un giocatore sicuramente di movimento, che abbia anche la personalità di farsi seguire non solo dai compagni, ma che abbia la personalità di parlare in un certo modo anche col direttore di gara, con garbo, con educazione, ma che abbia, ripeto, tanta personalità.